FOCATI, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Nona edizione organizzata dal Comune di Verona, dall'Associazione Giochi Antichi e per... Benvenuti alla nona edizione del FOCATI, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Nona edizione organizzata dal Comune di Verona, dall'Associazione Giochi Antichi e per la nona volta consecutiva Verona si coprirà dei colori dei giochi che arrivano veramente questa volta da tutte le parti del mondo. È un'edizione speciale per Verona e per l'Associazione Giochi Antichi perché per 3 giorni Verona sarà la capitale mondiale del gioco. Infatti è previsto per domenica alle ore 15 un convegno internazionale organizzato dall'ITSGA, International Traditional Sports and Games Association, è un evento mondiale, in questo caso è un'organizzazione che raggruppa le organizzazioni continentali per la tutela del gioco tradizionale e dello sport tradizionale. E ricordiamo, gioco tradizionale riconosciuto nel 2003 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Incredibile sforzo organizzativo da parte appunto del Comune di Verona e dell'Associazione Giochi Antichi per realizzare un festival che vede la presenza di 50 delegati provenienti da tutto il mondo e 7 delegazioni che hanno portato un gioco. Quindi l'occasione di conoscere veramente i giochi provenienti dai 5 continenti. Per far questo e per accoglierli abbiamo con noi il coro Vadore Sine Sarule in provincia di Nuoro, che è sul sagrato, e le farei un applauso. Allora, in fondo, in rappresentanza delle 20 regioni presenti naturalmente con i giochi nel giornate del festival, chiediamo di fare sotto il segnale dell'albergo che andate. Sotto è stato un attimo. Vedete, sotto è stato per sei un pezzo delle erbe, sì. Allora, finisce, c'è il negozio della costa, gira a destra, vieni in fondo. 150 metri sono. Corso Santa Anastasia, costo Santa Anastasia. Corso Santa Anastasia, in fondo ci siamo noi, 150 metri sono. Su destino, e se io sto.
volontari dell'Associazione Giochi Antichi e dalle istituzioni che anche quest'anno, e non è il caso di ripeterlo naturalmente, viste le difficoltà che tutti noi conosciamo, anche quest'anno sono riusciti a mettersi assieme, a fare una sinergia che ha permesso appunto la nascita della nona edizione del Tocati. Ma per questo lascio la parola all'assessore alla cultura del Comune di Verona, dottoressa Erminia Perbellini. Buongiorno. Grazie, buonasera a tutti. Un saluto caloroso alle autorità, un saluto a tutti voi. Diamo inizio a questo nono Tocati che ci onora della sua presenza nella nostra città. Come è stato detto, questo è un Tocati particolare perché ospitiamo giochi che provengono da tutto il mondo. Abbiamo lavorato tanto perché voi tutti possiate godere della presenza e di poter vedere questi giochi, che sono giochi bellissimi. Ma l'abbiamo fatto per tanti motivi. Primo, perché l'immagine di questa città è un'immagine gioiosa, un'immagine fatta di giochi, di bambini, di non bambini, ma anche di persone non più giovani che giocano tutti insieme. L'abbiamo fatta perché il gioco è un fatto di cultura e quindi... Federico Sguarina, prego. Buonasera a tutti. Io in realtà sono qui questa sera più con la delega all'ambiente, più che allo sport e al tempo libero. Anch'io faccio intanto il benvenuto a tutti gli ospiti che vengono dalle altre città, ma che vengono da ogni parte del mondo. I ringraziamenti all'Associazione Giochi Antichi, all'assessore Perbellini, che poi è fautore insieme all'AGA di questa iniziativa. Io dicevo ci siamo occupati della parte ambientale, perché questo, forse non tutti lo sanno, è anche un festival ecologicamente sostenibile, sia per quel che riguarda l'utilizzo di energia pulita, sia per quel che riguarda lo smaltimento di rifiuti, sia per quello che riguarda l'utilizzo di materiali riciclati. E poi ci saranno dei giochi fatti proprio con materiali riciclati nelle nostre piazze, proprio per educare anche i nostri giovani, i nostri bambini, ma anche i genitori che accompagnano i bambini alle tematiche, all'educazione ambientale. Ringrazio quindi anche tutte le aziende partecipate del Comune di Verona che hanno permesso, che nel GSM anche veronesi, che hanno permesso lo svolgimento di questo festival ecologicamente sostenibile. Vi devo sempre un auspicio che si passi anche per tutto, visto che la giornata oggi in prefettura si è parlato di questo. Generalmente chiudevo il mio intervento come assessore dicendo sperando che ci sia bel tempo, che non piova, che ci sia sole, che non cada pioggia. Speriamo che il satellite sia una specie di stella cometa che va a illuminare il cielo della nostra Verona. E passo ora la parola invece a un rappresentante della provincia, anch'essa ha collaborato e collabora con l'Associazione Giochi Antichi per la realizzazione del Tocati, assessore alla cultura e identità veneta, Marco Ambrosini, prego. Buonasera a tutte le illustre autorità, a tutto il gentile pubblico e a tutti i giocatori che si avvicenderanno sui campi di gioco in questi tre giorni di Tocati. Ecco, il saluto da parte del Presidente, dell'amministrazione e naturalmente il mio personale. La provincia di Verona condivide tutta questa progettualità, le finalità di questo festival, vi partecipa mettendo a disposizione un po' quelli che sono i gioielli di casa propria e quindi le due logge, la loggia antica, la loggia di Fra Giocondo, che in caso soprattutto di mal tempo, speriamo di no, possono comunque servire per lo svolgimento dei giochi e in ogni caso possono comunque essere utili. Ecco, tanti significati sottesi da questo. Effettivamente un festival di una portata mondiale si realizza solo col contributo di tutti e non sono solo i volontari dell'Associazione Giochi Antichi, ma tutti i cittadini veronesi che accolgono le migliaia, le decine di migliaia, le centinaia di migliaia, si parla di 240.000 presenze in due giorni di visitatori appunto nella città di Verona. Quindi estendo questo ringraziamento anche a loro. Ma a proposito di volontari, a proposito di Associazione Giochi Antichi, cedo la parola al Presidente Paolo Avigo per la presentazione del nono Tocati. Allora, io intanto ringrazio tutti quanti voi, ringrazio l'amministrazione della città di Verona, l'assessorato alla cultura che da sempre ci supporta insieme con l'assessorato allo sport, o per meglio dire all'ecologia, come giustamente ha detto l'assessore precedentemente. Quest'anno la parola d'ordine è Verona,
capitale mondiale del gioco tradizionale. A seguito di un'assemblea che ci è stato proposto di organizzare e che si è svolta giovedì pomeriggio e venerdì mattina, questa mattina, un'assemblea con la presenza di una trentina di delegati, non una cinquantina come sono stati, come è stato detto prima, una trentina di delegati provenienti da varie parti del mondo, la prima assemblea in assoluto di questa struttura che si chiama ITSICA, che si occupa appunto della rivalutazione del gioco tradizionale sui propri territori. E a seguito di alcune delegazioni, alcuni delegati di questa assemblea, siamo riusciti a far venire 7 delegazioni di giocatori, ed è per questo che possiamo vantare quest'anno di essere a tutti gli effetti un festival mondiale e non internazionale semplicemente come le altre edizioni. Io ringraziando ovviamente tutti i volontari, più di 500 quest'anno, che permettono lo svolgimento del festival, do la parola a chi ci permette tutti gli anni di essere internazionali. Abbiamo qui sul palco il presidente di AGEST, che è anche il presidente di ITSGA, Guy Jouen, a cui do la parola per un saluto. Buonasera a tutti, bonsoir a tous, good evening, buenas tardes. J'ai déjà eu l'occasion de prendre la parole dans ce même lieu en tant que président de l'Association européenne des jeux et sports traditionnels. Buonasera a tutti, ho già avuto occasione di prendere la parola in questo posto come presidente dell'Associazione europea dei giochi e degli sport tradizionali. L'Association européenne des jeux et sports traditionnels a pour philosophie que les jeux traditionnels sont socialisation, éducation et culture. Et nous avons voulu partager cette utopie avec le monde entier. Questa associazione a livello europeo ha si occupa di socializzazione, educazione e cultura e vuole proporre anche a voi tutto ciò di cui noi ci occupiamo. Eh sì, vogliamo compartire con voi tutto ciò di cui ci occupiamo. Alors, il y a quelques mois, plusieurs mois, après tous les contacts que nous avons régulièrement avec la Gare Verona et le festival.